Ancora troppe vittime sul lavoro in regione, una serie di iniziative per educare i più giovani alla sicurezza. Maria Itri. Sulle impalcature, alla guida di un trattore in sella alla bici per fare una consegna, in Lombardia si continua a morire di lavoro. 121 le vittime nei primi 8 mesi dell'anno, compresi quelli avvenuti negli spostamenti. La sicurezza è vista ancora come un costo? Purtroppo sì, sia dalle aziende che a volte anche dalle stesse parti in causa. La sicurezza deve diventare un investimento. In piazza Città di Lombardia, uno spazio dedicato agli studenti per la settimana europea per la sicurezza sul lavoro. L'anno scorso le sanzioni degli ispettori delle ATS avevano raggiunto 20 milioni di euro, la regione li ha reinvestiti. Abbiamo stanziato questi soldi per aumentare gli ispettori che vanno a controllare, per dotare questi ispettori di strumenti. Gli ordini dei chimici e dei fisici mettono in guardia sulle malattie professionali, gli ingegneri denunciano manca formazione. Chiunque può fare edilizia. Mia moglie fa la casalinga, ma se va in Camera di Commercio, apre una partita IVA e nell'oggetto sociale scrive che fa ponti, grandi strutture, opere idrauliche, un minuto dopo può fare edilizia. Questo è uno scandalo. Bastano pochi secondi su un simulatore di un trattore per capire i rischi. Qui uno si rende conto esattamente delle forze che sono in gioco e si rende conto che senza la cintura verrebbe sbalzato la macchina e la macchina lo andrebbe a schiacciare.